Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi andiamo a provare un prodotto che mi è stato consigliato da una carissima amica, che lo potete trovare in tutti i supermercati, in acqua sapone, insomma, con un prezzo, soprattutto in acqua sapone, con un prezzo abbastanza consigliabile, intorno. Dipende se ci sono promozioni o no, dai 3 ai 5,99 euro. Quindi è un prezzo abbastanza non alto e quindi potrebbe essere adatto a tutte le tasche. Noi andiamo a provarlo perché? Perché questo prodotto sarebbe un high food banana nutriente The Garnier Fructis. Eccolo qua. E la particolarità di questo prodotto è che è una maschera triplo uso per capelli secchi. Quindi chiunque abbia i capelli secchi può usarlo. Il triplo uso in che si basa? Che può essere balsamo, che si applica sui capelli bagnati per districare, nutrire i capelli anche senza appesantirli. Può essere una maschera, quindi applicati sempre sui capelli bagnati, si lascia in posa per minimo 3 minuti e poi si risciacqua normale come sempre. E poi trattamento senza risciacquo, ovvero crema di pettinare. In questo caso si applica sui capelli bagnati, sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti per pettinarli. E non si risciacqua, quindi rimangono, qua dice, i tuoi capelli sono nutriti intensamente, più morbidi a tatto a lungo. Quindi questa è la particolarità di questo prodotto, come potete vedere e potete leggere voi stessi. Triplo uso. Mi ha molto incuriosito questo prodotto della Garnier, dedicato soprattutto per i capelli secchi. E quindi andiamo a vedere come funziona come crema di pettinare, ovvero sui capelli bagnati. Vado a fare tutta la definizione normale o fare un guasciangone, ovvero dare un po' di risci, dare un po' di forma ai miei capelli e lasciarli asciugare. Vediamo strada facendo cosa mi decido a fare, se quello o fare normalmente la definizione come di solito faccio. Allora, i capelli sono lavati. Già sono pronti per fare la definizione. Come vedete, li sto asciugando, li tengo raccolti con questa maglietta di cotone che evita il frizz e quindi comunque raccoglie bene tutta l'umidità, tutta l'acqua che possa avere in eccesso i capelli. Andiamo a toglierlo, eccolo qua. E questa è la situazione attuale dei miei capelli. I miei capelli, come potete vedere, già hanno una definizione, si definiscono da soli. Perché? Perché io sono un 3-6-4A. In questa parte qua davanti sono 3-6 e in mezzo, nel centro dei capelli, già sarei un 4A. Andiamo a dividere i capelli in sezioni per poterli pettinare meglio. Già i miei capelli sono molto stricati perché li ho stricati nella doccia con il balsamo in testa, quindi con il balsamo sui capelli ho cercato di togliere la maggior quantità di nodi possibile. Ok, prima faccio una divisione a metà. Allora, quest'altro lato lo vado a dividere ancora a metà. Iniziamo da questa parte dietro. Allora, questa sarebbe la crema, come si vede. È una crema, non è appiccicosa, quindi andiamo a vedere con più precisione, con poca crema. Non è una crema appiccicosa o pesante. Cosa che è buono perché poi, essendo una crema senza risciacquo, non vogliamo che i nostri capelli si sentano appesantiti, si sentano un po' più leggeri, comunque nutriti e con una forma molto, diciamo, molto bella, molto lucida. Ok,
Vediamo poi sulla mano. È molto omogenea, come potete vedere, e quindi, essendo la banana, dovrebbe nutrire molto 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 i capelli, quindi questa non dovrebbe lasciare residui in testa, puntini bianchi, non dovrebbe. Noi comunque vedremo poi come si comporta. Prendiamo una ciocca di capelli più corta, più piccola. E andiamo ad aggiungere la crema. Allora, al tatto i miei capelli sembrano assimilare molto bene la crema, al tatto, perché di solito mi rendo conto quando un prodotto potrebbe andare bene o non andare bene per me dal tatto, perché se li sento un po' durini già al tatto so che non andrà a finire bene. Con questa posizione delle mani prendo i capelli e faccio così, e faccio questo tipo di definizione che si chiama rastrillo, perché sarebbe tipo in spagnolo rastrillo, quello che raccoglie le foglie secche, poi non so qua bene come si chiama. Quindi vado a fare questo tipo di definizione. I capelli si vedono lucidi, si vedono abbastanza lucidi, quindi vediamo poi quando si asciugano se rimane il brillo o no nei capelli. Mettiamo la crema. Stricchiamo un po'. Se avete ancora i capelli pieni di nodi, iniziate dalle punte a pettinarli e andate salendo verso la radice, in modo da evitare che si spezzano. Perfetto. È proprio odore a banana. Qua stiamo provando soltanto la crema, senza aggiunta di olio, senza aggiunta di nient'altro, per vedere da sola come si comporta sui capelli. Ok, questa sarebbe la differenza tra i capelli già, diciamo, con la maschera, tra i capelli con la crema addosso e, diciamo, con questo tipo di definizione a rastrillo. Questa sarebbe la differenza. Questa è con crema definizione, questo è senza definizione, proprio al naturale. Quindi potete notare subito la differenza. E questi hanno più brillo, sono più morbidi, sono più definiti, questi hanno meno brillo.
quindi si sono morbidi perché l'ho lavati, ho messo la balsamo, però non è lo stesso. Quindi adesso andiamo a fare l'altra parte dei capelli. Allora, eccoci qua che abbiamo finito. Adesso, se potete e non è tanto brutto il tempo dove ci siete, potete lasciare asciugare tranquillamente all'aria libera, che sarebbe la migliore asciugatura in assoluto, perché proprio non dà frizz e niente ai capelli. Io mi devo asciugare, anche se c'è il sole, sento un po' di freddo, e mi devo asciugare con il phon. Naturalmente, quando andate a usare il phon, usate temperatura media, ecco qua, temperatura media, e potete usare la massima o media velocità. Allora, parlando della crema, devo dire che la crema, la prima impressione che ho è che potrebbe essere abbastanza valida per i nostri tipi di capelli afro o ricci che siano. Chi me l'ha consigliata in 4C come capelli, quindi potrebbe andare bene da 4C a 3B o tutta la, diciamo, la gamma dei capelli. No, naturalmente dipende, ogni persona è a sé, quindi naturalmente dipende ognuno come va, se può andare bene, se può assentare o non assentare, e tutto va in dipendenza. E andremo a vedere quando si asciugano i capelli che tal sono. Al momento sono molto morbidi, quello sì, e quindi vedremo come va a finire tutto. Quindi ci vediamo sempre qua dopo che l'ho asciugati e sono pronti, ok? Ciao a tutti. Allora, questo è il risultato della definizione con la crema de banana. Questo è il risultato. Allora, mi è piaciuto tanto, a prescindere che i capelli non siano ben asciutti, perché il video dello stesso giorno, della stessa giornata, già sono le 4:20 e quindi l'ho registrato di mattina, sono le 16:20 per la precisione. L'ho registrato di mattina e quindi ho asciugato un po' con il phon. Naturalmente, se lo lasciate da un giorno all'altro, sicuramente sarebbe più, sarebbe meglio. Comunque, la crema mi è piaciuto l'effetto che mi ha dato. Bellissimo, ha un odore buonissimo, mi piace tanto anche quanto siano morbidi, sono molto brillosi, veramente spettacolare. La crema mi è piaciuta tanto e quindi il risultato è top. Ve la consiglio tantissimo, provatela e fatemi sapere nei commenti com'è andata. E niente ragazzi, bel prodotto, costa poco ed è buono per i capelli ricci afro, un prodotto che trovate tranquillamente in Italia. Quindi niente, vi ringrazio per tutto, grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo con altre cosette, perché il prossimo sarà anche molto speciale, molto richiesto. Quindi niente, ci vediamo alla prossima, un bacino, ciao.